sai quando finirà il mondo? Nel caso di un fallimento delle tecnologie future, l'evento più probabile per la distruzione della Terra è la trasformazione del Sole in una gigante rossa tra 5 miliardi di anni. E adesso ti metto a posto il naso. Mamma, non riesco a respirare. Resisti 5 minuti, amore, il tempo che ti veda papà, ok? Posso andare a salutare il papà? No, tesoro. Si sta riposando per godersi la festa. Ho parlato con la dottoressa. I risultati delle analisi non sono buoni. Sai che i pesci sono i primi ad accorgersi dei terremoti? A volte penso che il papà non mi vuole, che trova delle scuse perché non gli va di vedermi. Non ce la faccio. No, il tuo papà non ti vuole bene, ti adora. Ora chiudiamo gli occhi e mandiamo la nostra energia positiva a Tona. Zia Ale, ho paura. Pensa a qualcosa di carino per lo zio Tona. Noi siamo creature di luce e non vogliamo l'ombra, perciò dovete sloggiare! Fuori di qui! Fuori! In te c'è un sole che brilla senza timore e che al tramonto risplende. Ho fatto questo quadro perché tu possa vederlo ogni volta che vuoi. Sai, non sempre abbiamo la possibilità di vedere le cose che amiamo, ma restano comunque con noi in un'altra forma.